Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Dalla provincia di Monza e della Brianza, il presidente Dario Allevi ha siglato questa mattina il provvedimento di revoca della nomina di assessore a Luca Talice, in accordo con la segreteria provinciale della Lega Nord e con i rappresentanti in giunta del Carroccio. Talice, al centro di un'inchiesta giudiziaria dallo scorso mese di gennaio, si era autosospeso dall'incarico in provincia per affrontare con maggiore serenità gli sviluppi dell'indagine che lo vedeva coinvolto. Da oggi, pertanto, riceve la delega alla sicurezza e polizia provinciale l'assessore Enrico Elli, mentre la delega alla protezione civile viene affidata all'assessore Fabio Meroni. Dai carabinieri di Monza. Nei giorni scorsi in provincia di Milano, Monza e Treviso, i carabinieri di Cassano d'Adda hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di persone indiziate di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di 7 cittadini di nazionalità moldava e bulgara, indagati per concorso in furto aggravato, furto in abitazione e ricettazione. La misura cautelare è stata messa agli esiti di un'attività di indagine durata circa 7 mesi e condotta dai militari cassanesi, a seguito di una rapina in villa verificatasi in Inzago alla fine del mese di luglio 2010. Per tale motivo, già lo scorso settembre, 5 persone erano state arrestate. L'operazione, portata a termine nei giorni scorsi, oltre a porre termine all'illecita attività del gruppo che aveva stabilito le proprie basi in Milano, Cologno Monzese e Rozzano, ha condotto all'arresto di giovani di 19 soggetti. Ha permesso di recuperare 19 veicoli rubati e refurtiva varia per un valore complessivo di circa 150.000 euro, in gran parte già restituite ai legittimi proprietari. Dal comune di Monza. Monza conferma la sua partecipazione alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà dal 17 al 20 febbraio alla Fiera di Ropero per presentare due importanti novità. Brianza in tour, itinerari guidati in pullman alla scoperta delle eccellenze di Monza e della Brianza. Da marzo a settembre 2011 saranno proposti degli itinerari tematici nel territorio provinciale con la collaborazione delle associazioni Pro Monza e Guidarte. Nello spazio riservato nello stand della Regione Lombardia sarà anche possibile avere il materiale turistico realizzato dal Comune di Monza, Camera di Commercio Monza e Brianza e Provincia di Monza e Brianza e provare un simulatore di guida di Formula 1 che regalerà virtualmente l'emozione di un giro ad alta velocità nel circuito di Monza. La seconda novità, il suo recente ingresso nel circuito Città d'Arte della Pianura Padana. Monza sarà quindi presente per il primo anno anche in questo stand insieme ad altre città aderenti: Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia e Vercelli. Saranno organizzati momenti di degustazione di prodotti tipici delle diverse città. Monza proporrà il pan tramvai. Da giovedì 17 a domenica 20 febbraio, dalle 9.30 alle 18.30, nel padiglione 3, stand Regione Lombardia, Area Monza e Brianza. Sempre nel padiglione 3, stand Circuito Città d'Arte della Pianura Padana. Sabato e domenica, ingresso per operatori e pubblico. Giovedì 17 febbraio, ossia domani, si terrà l'inaugurazione a mezzogiorno dello spazio Monza e Brianza con degustazione del pan tramvai. Si possono trovare informazioni all'ufficio IAT di Monza, Associazione Pro Monza e presso l'ufficio Turismo e Spettacolo del Comune di Monza. Dal Comune di Monza. Anche quest'anno il Comune di Monza aderisce all'iniziativa M'illumino di meno, la giornata di mobilitazione internazionale a favore del risparmio energetico. L'edizione 2011 è dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia ed è fissata per venerdì 18 febbraio. Come nelle passate edizioni, la trasmissione che ha lanciato l'iniziativa, Caterpillar di Radio 2 Rai, chiederà ai suoi ascoltatori di spegnere dopo le 18 tutti gli apparecchi illuminanti non indispensabili. E proprio a partire da quell'ora saranno spente anche le luci della Villa Reale che si affiancherà ai più grandi monumenti internazionali, tra cui anche il cupolone di San Pietro a Roma. Come noto, lo scorso anno è stato calcolato che l'iniziativa ha permesso di risparmiare circa 400 MW, equivalenti allo spegnimento di 7 milioni di lampadine. A partire dalle 19 la facciata del palazzo
Pier Marignano verrà invece illuminata da fasce di luce a LED che riprodurranno il tricolore, alternativamente al bianco e rosso, sia i colori della città di Monza. Dal Comune di Vimercate. Da gennaio 2011 l'Ufficio Educazione e Formazione del Comune di Vimercate si è accreditato per ricevere dai cittadini beneficiari i buoni servizio dei voucher conciliazione, relativi alla dote lavoro ammortizzatori sociali della Regione Lombardia. I buoni possono essere spesi per i servizi di asilo nido, centri ricreativi estivi, prescuole e mensa scolastica. A proposito di quest'ultima, l'ufficio segnala che nel 2010 la percentuale di buoni pasto non pagati è ulteriormente scesa allo 0,54%, confermando il Comune di Vimercate come il più virtuoso dell'intero territorio del Vimercatese. L'Ufficio Educazione e Formazione inoltre funziona da anni come sportello per la presentazione delle domande per la richiesta della dote scuola della Regione Lombardia. Consegna i voucher alle famiglie e consente loro di utilizzarli per il pagamento di alcuni servizi scolastici, quali la mensa e il servizio prescuola. Per stasera è tutto, l'appuntamento per domani. Auguro a tutti una buona serata.